Buongiorno amici del fotovoltaico e risparmio energetico e automazione di casa, a questo punto ne aggiungiamo una. Domenica mattina ho letto con piacere tutti i vostri commenti al video di ieri che è stato pubblicato tardi, quindi 50 commenti nel giro di brevissime ore. Li ho letti con piacere e ho letto tra l'altro alcune soluzioni molto interessanti ai problemi di cui narravamo ieri. Allora, premetto che ovviamente è tutto in fase di test e anche tutte quelle azioni che stiamo svolgendo tipo stufetta sono messe lì, diciamo, per prefigurazione di sistemi futuri. I problemi sono due: di attivare un qualcosa con un carico abbastanza elevato senza rovinare l'inverter, la casa e dando un minimo di efficienza e quindi senza avere picchi strani appunto per evitare di far funzionare male il sistema. L'inverter è ovviamente molto sotto stress. Le soluzioni sono due, o sono tre in realtà: comprare un inverter nuovo, parallelare all'inverter un altro inverter, oppure cercare con le, cercare con le opzioni che abbiamo a disposizione, ormai ne abbiamo tante, di farlo lavorare un pochino meno stressato, o stressato soltanto proprio quando serve, ed è lì un po' l'obiettivo di tutto quanto. Poi l'altro problema è il discorso stufetta, non è ovviamente per la stufetta che lo sto facendo in prefigurazione di un futuro split estivo, quindi con un po' di euro andremo a installare magari un paio di unità, qua magari, e potremo sfruttare la corrente in più che ne avremo tantissima in estate o comunque tanta, al netto del consumo della macchina elettrica per raffrescare e magari dare anche un pompatina magari in qualche situazione in particolare, magari non in questa stagione, non adesso, non a gennaio. Stamattina c'era meno 5, quindi con meno 5 il rendimento, E se c'è ancora meno tre, il COP figurati. sarebbe comunque basso, però nella stagione intermedia, quindi novembre e febbraio-marzo, sicuramente ci darebbero male. Non è ottimale, sarebbe meglio l'impianto a pavimento, ma di quello poi parleremo. Un altro discorso, non lo metterò mai l'impianto a pavimento. Però Beh, ecco, fai prima a sto magari punto fra comprare una casa 10. nuova, cioè No, no, no. rifartela No, ma il proprio. discorso impianto a pavimento, poi c'è tutto un altro argomento che tireremo fuori, che è il riscaldamento. Faremo un video, non so se oggi riusciamo a farlo, magari comunque in settimana, proprio su questo discorso di far lavorare magari qualcos'altro a bassa temperatura, ma non vi spoilerò assolutamente niente. Allora, veniamo alla questione di oggi. La questione di oggi, se mi ascolta, anziché stare sul telefonino. Ho le orecchie qua, eh. Sì, vabbè, ce l'ha anche dietro le orecchie, ce l'ha anche sui piedi, secondo me, le orecchie, ascolta tutto. Allora, io ho vari sistemi che si possono attivare e con la smart battery adesso c'è la possibilità di farlo in maniera praticamente automatica, però bisogna trovare le funzioni corrette per evitare di far andare tutto in crash, collegare tutto insieme e andare oltre alla potenza dell'inverter. In realtà io voglio anche stare molto sotto, perché se io lo sfrutto tutte le volte a 5,6 kW, è chiaro che durerà come un gatto in tangenziale. Quindi cosa vogliamo fare adesso? E in questo video cercherò di spiegarlo alla suocera, quindi magari se lo capisce lei, penso che lo capisca, ma no, è molto intelligente. Appunto, Allora, grazie del complimento. prima soluzione. Allora, Eccolo. San Michele lo giudice dice: con la funzione preserva stato, oltre alle due già impostate, potresti aggiungere una terza con la Sì. sola impostazione della batteria, così dovrebbe funzionare come OR. E infatti il problema era sull'OR. Allora, vi spiego. Ieri abbiamo detto, noi attiviamo il termoarredo, c'è un termoarredo elettrico in bagno che più o meno spiegavo che sviluppa una potenza di circa 700 watt, quindi poca roba, però è chiaro che se metti quello più quello più quello, salta tutto per aria. Salta per aria, ripeto, vuol dire andare troppo oltre, andare fino a No, no, 5. ma succederà anche quello, va. Se va avanti così. No, allora era successo l'altro giorno che una volta all'anno è successo, una volta all'anno solo quella. Avevo attivato la funzione stufetta sbagliando una scena perché la stiamo analizzando adesso, mentre c'era già attaccato un paio di altri carichi. I carichi più o meno grossi in casa mia sono, come qualsiasi elettrodomestico, 2 kW, 1,8 kW, la lavatrice è 1,8 kW, la stoviglie è 1,8 kW, la stufetta è 1,8 kW. Perché? Perché quando voi comprate un elettrodomestico è più o meno adatto a un impianto da 3 kW, quindi deve essere in grado, non può essere 2,8 kW, perché appena voi fate una scorreggina, quella lì genera potenza e vi salta il contatore. E quello è il discorso. Infatti tutti gli elettrodomestici, se vedete, più o meno assorbono più o meno 8 ampere. Così come anche la macchina elettrica col carichino domestico. Sì, quello lì, ed è uguale. Quindi se facciamo i conti della serva, ogni volta che attacchiamo qualcosa di potente, chiaro, no? Non il rasoio,
Se attacchiamo, non so, il bollitore Quello dell'acqua, consuma, dura 1,8, poco, ma 1,8. consuma Il caffè tanto. 1,8, il microonde 1,100, dipende dall'impostazione, 1,100. Vabbè, quello lì così. È tutto 1,8, quindi se noi mettiamo 1,8 più 1,8 più 1,8, se ne attacchiamo 3, l'inverter è al massimo e va in sovrapproduzione, cosa che non vogliamo assolutamente raggiungere. Allora, il problema di ieri era, va bene, posso? Allora, io voglio, se ho tantissima energia, quindi se ho la batteria molto carica e non ho attaccato la macchina elettrica, voglio poter sfruttare almeno l'inverter a circa 3 kW, che sono i 2700 watt, quindi 0,7 del termoarredo, e i 2, è 1,8 comunque, 2 della stufetta. Infatti, quando c'è attaccato termoarredo e stufetta, più o meno sono 2,6. È accettabile come potenza, se non c'è altro attaccato, è accettabile, cioè l'inverter ne può arrivare a 6. Noi arriviamo a 3, non lo sfruttiamo. Quindi, quando ci sono delle condizioni, attacchiamo tutto. E qual è il problema? Che se io in casa ho questi 2,7, 2,8 che possono andare per tutto il pomeriggio a scaldarmi un pochettino la casa, ripeto, poi la soffietta potrebbe essere uno split con più o meno quella potenza. Se io attacco il microonde, una piastra per capelli, qualsiasi cosa, il sistema deve essere in grado di dire: oh, calma, 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 qua c'è qualcosa di troppo carico, spegniamo il termoarredo. Prima di tutto spegniamo la stufetta e poi spegniamo il termoarredo. La app Smart Battery, che adesso vediamo, l'app Smart Battery ha queste funzioni. Io ieri chiedevo una funzione però OR, perché? Perché il problema era, vediamo, allora si vengono create delle scene e con il preservastato ve l'ho spiegato com'è, no? Capito, suocera, funziona così. Sì, Allora, io creo, capisco tutto io. sostanzialmente, venendo al punto, io creo una connessione nella quale si può attivare, una connessione nella quale si deve spegnere. Ok? Quindi la condizione andiamo a vedere direttamente la stufetta. Termoarredo, facciamo finta che sia una stufetta meno potente. Stufetta, stufetta. La stufetta accesa, quando si accende, adesso io ho deciso che si accende quando la tensione della batteria, lo vedete, è 52 volt, cioè stiamo arrivando verso la batteria ormai completamente carica. Vediamo la condizione attuale, sono le 11 del mattino, la produzione fotovoltaica è 4,31 kW, non c'è tantissimo sole, la maggior parte va in batteria, quindi comunque l'inverter sta producendo, ma la maggior parte va in batteria. I carichi di casa sono 2,50, perché? Perché ho toccato la macchina elettrica a 10 A, quindi È già accesa 2300. stamattina? Sì, 2300 watt. Ecco, vedete, la macchina elettrica va un pochino oltre 2300, però fino a 8 A è 1800, 10 A è 2300. Ci può stare, lo mettiamo Ci nel. deve stare anche la lavatrice oggi, eh. Ok, è proprio quello che spieghiamo. Quindi vedete, la batteria quant'è? 51,1, perché adesso la batteria è più o meno sui 5 pallini, ve lo dico, quindi siamo oltre l'80% di carica. E quindi ci avviciniamo al momento in cui il termoarredo si potrebbe attivare o la stufetta si potrebbe attivare. Allora, però io voglio andare un po' più oltre, voglio farlo solamente quando veramente la batteria è stracarica. Allora, andiamo a vedere, poi andiamo a vedere anche il termoarredo. Comunque la stufetta si accende, quindi vedete 51,1, non siamo ancora lì, siamo all'80%, io voglio arrivare al 90% della batteria. E come vi dicevo, la batteria dà tanta la possibilità di vedere come sta lavorando. Ormai, quando è oltre 51, è carica, anche senza avere il SOC. Cos'è il SOC? Non lo È lo state of charge, vuol dire lo stato di carica della batteria sono i pallini. so. Ah, allora dimmi i pallini che fai prima. Perché sapete benissimo che la tensione della batteria dipende sì da quanto si sta, da quant'è la sua carica, ma anche se si sta caricando o se si sta scaricando. Infatti Se io ho sempre usato, non ho usato quelle parole lì, ma ho sempre usato i io. pallini. I pallini. Allora, però quando la tensione della batteria è 52 volt, vuol dire che molto probabilmente ci saranno pochi carichi attaccati, non la macchina, perché se io lascio la macchina così e continuo a caricare, non arriverà mai a 52, ve lo dico. Cioè arriverà lentissimamente, perché adesso abbiamo un margine di 1 kW e quindi kilowatt è qualcosa Cioè, quanto l'hai messa la macchina? No, a 2300, 2,3, no, dimmi. 10. Noi possiamo arrivare fino a 16. Allora, andiamo al punto, andiamo al punto. Ma però se tu la metti a 6, carica pochissimo, però posso fare la lavatrice, posso fare altre Adesso cose. vediamo, adesso vediamo. Allora, quindi io dico, carica la stufa. Accendi la stufetta quando ci sono 52 volte e cariche Come odio dell'abitazione. la stufetta. Ma è un'idea. Odio te quanto la stufetta. Un'idea. Allora, io non userò la stufetta, è talmente. Non serve quasi a niente, fa Appunto, pochissimo. non attaccarla proprio.
Ma è l'idea di per poter collegare magari uno split, ripeto, in futuro, poter, in estate, ci sarà sempre quel problema lì in estate, quando lo collego, quando ho la batteria carica, perché sennò è inutile che collego lo split, mi sta mangiando energia la casa e gli serve la casa. Che Allora, lo cos'è? split è il condizionatore. Posso mettere un condizionatore? No. Apro le finestre, fa corrente e si sta da Dio. Ma avremo talmente tanta energia che Te almeno l'avevo detto dove devi posso. metterla. Quando hai preso i pannelli in più, ti ricordi che avevo detto di metterti la corrente dei pannelli in più? Va bene, non finiamo più oggi. Allora, ritorniamo. La batteria è quasi completamente carica e l'assorbimento dell'abitazione è 1 grado. Questa è la partenza, vuol dire che io parto quando probabilmente c'è attaccato il termoarredo, perché il termoarredo sono 700-800 watt, più qualcosa di carico della casa è 1000, io ho detto 1800, sto dalla parte della sicurezza. Non può funzionare, per esempio, se la macchina è attaccata, perché 1,8, quando la macchina è attaccata, al minimo sono 2. Quindi parti quando al massimo al termoarredo. Qual era il problema? Con la funzione a preserva stato, abbiamo detto che quando vai oltre poi no, non fa continuamente lo switch, fa ha un'isteresi regolabile. Allora, vediamo l'isteresi. Ripeto, il preserva stato è una cosa del tipo, ok, parti quando i volt sono quelli giusti, poi logicamente quando la stufetta si accende i volt diminuiscono, se non ci fosse il sistema preserva stato, cioè che non rimane acceso, lui si spegnerebbe, accenderebbe continuamente, andrebbe avanti e indietro, non va bene. Però bisogna col preserva stato inserire anche le condizioni di spegnimento. Allora, io avevo messo come unica condizione di spegnimento che la batteria andasse troppo sotto, quindi l'isteresi semplicemente sulla batteria. La batteria è 52, accendo la stufetta, andrà a 51,9, 51,8, 51,7, poi piano piano si stabilizzerà e se non ci sono altre cariche rimarrà più o meno lì. Se però la batteria si sta scaricando perché non ho sole, andrà a 51,5 e si spegne. Qual è il problema? Che se io faccio semplicemente la condizione di 51,5, quindi si spegne solo per la tensione della batteria, potrebbe darsi che a un certo momento uso il phon ha 2000 watt, io gliene avevo già chiesti 2,6 perché il termoarredo più la stufetta fa più o meno 2,6, va subito a 3,6, 4,6, mi sto avvicinando molto verso il 5,6. Non va bene perché è troppo. Quindi, Rimaniamo sui 3000 watt. Allora, si un può fare a meno della stufetta, si può attimo. fare a Che meno palle! del Allora, io ho termoarredo, messo. però usiamo il phon, usiamo la Ho piastra. messo effettivamente la condizione di 51,5 perché ci vuole. Però poi dicevo, però ci vorrebbe anche la funzione non un AND, cioè non è che posso mettere la condizione nel quale i carichi sono troppo elevati qua dentro, perché vorrebbe dire di attivare contemporaneamente tensione della batteria e carico elevato. E può non essere così, perché io quando metto il carico elevato, la batteria è magari talmente carica che ci mette mezz'ora ad arrivare a 51,5, quindi non si attiverebbe. Ed è questo che abbiamo visto nel video di ieri. Allora, giustamente, l'utente del canale, l'iscritto, spero che sei iscritto al canale, se non sei iscritto, cioè, fammi l'onore di iscriverti, diceva, ma no, semplicemente aggiungi un'altra condizione che ha la funzione di OR, nella quale, e lo vedete qua, stufetta è spenta per carico elevato, cioè io gli dico guarda, la tensione va bene, spegniti in quel caso lì, ma fai così, anche quando vedi che il carico della casa è superiore a 3 kW, quindi vuol dire, perché ho messo 3 kW? Perché 2,6 è termoarredo più 2,6, 2,7 è termoarredo più stufetta, che dovrebbero lavorare insieme. Se appena appena gli metto insieme un qualcosa in più, che non sia il computer, che non sia una cosa di basso assorbimento, quindi qualsiasi cosa dei 2 kW, io infatti ho messo 3 kW, allora spegniti. Sempre col sistema preserva stato, che vuol dire è un'isteresi. Quindi è un'isteresi comandata in spegnimento da due condizioni. È un OR. E quindi abbiamo trovato la soluzione. Non c'è bisogno di aggiungere altre funzioni, basta utilizzare una condizione accessoria. Perfetto, abbiamo risolto. Quindi basterebbe che tu fai andare tutti i Non si cazzi tuoi e noi. dice, Oh, scusa. mi cancellano il video, grazie al cavolo. Non lo dico mai, ma stamattina vedi. Quindi, Cioè, se tu fai tutto quello che vuoi te, puoi andare tranquillo, mentre noi non dobbiamo stare attenti quando non no, c'è quello, no, attenti quando non c'è no, no, quello, adesso non funziona così. No, accendere quello, non spegnere quello, non adesso fare qual è la quello. logica? La logica è fino a 3 kW.
La casa va bene, esattamente come qualsiasi abitazione italiana che ha il contatore da trachiva, tranne quelli che hanno la pompa di calore che vanno 6, 8, 10, 24, 48. Quindi adesso il sistema funziona così: fino a 3 kW tutto a posto, farò delle scene nelle quali fino a 3 kW la casa va bene. Se c'è un carico che si aggiunge ai 3 kW, che può essere di 2 kW, abbiamo detto quelli carichi elevati sono quelli, lui vedrà per pochi istanti, una trentina di secondi. Questo carico, però non arriviamo comunque anche per pochi secondi oltre i 5 kW, perché appunto 2,6 più 2 fa 4,6, ma le condizioni che adesso funzionano andranno a spegnere gli altri, che sono sostanzialmente stufette termoarredo. Stufetta nel caso subito stufetta, termoarredo, ho impostato delle condizioni più o meno simili, vedete, termoarredo è un pochino più basso come tensione, Aspetta, 50,7, eh? aspetta. Se si blocca il tuo cellulare, come cavolo facciamo? Funzione locale. Non è, allora, Quale locale? altro vantaggio del sistema. No, perché sai, L'app, visto che te sei sempre lì, no, l'app che cicchi, 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 cicchi. abbiamo installato funziona in locale su un Raspberry, che è un mini computer, quello che ho messo vicino alla batteria. Quindi, se anche andasse via la rete, se anche andasse via la rete o il cellulare non funziona, eccetera, eccetera, lavora lo stesso perché lui l'impostazione ce l'ha già. Altro vantaggio di avere questo sistema, diciamo, alla Home Assistant. Quindi funziona comunque, anche se non c'è la rete internet. Se non c'è la corrente, ecco, se non c'è la corrente, andrà avanti comunque con l'impostazione di base dell'inverter. Ma se non c'è la corrente, comunque funziona ancora. No, funziona ancora perché comunque sarà alimentato dallo stesso inverter, quindi siamo a posto, funzionerà sempre. Allora, Ma a me sembra che predichi bene, ma mi dai tanti dubbi. vediamo, vediamo, secondo me ci siamo, ci siamo. Poi altra questione che mi dicevate nei commenti, allora, diciamo, sì, l'inverter se lo fai funzionare così non funzionerà tanto. Allora, quello che dicevo prima, se lo facciamo lavorare così, i carichi della casa non oltre 3 kW, lavorerà sicuramente bene perché funziona come un qualsiasi inverter. Qual è il problema? Che se io ho la batteria in carica e dei carichi abbastanza elevati, o per esempio di 3 kW della casa con la batteria in carica, perché la batteria va per i fatti suoi, logicamente si sommano le potenze e l'inverter produce tantissimo. Allora, ho messo come impostazione la carica della batteria massima a 60 A. Potrei arrivare a 80, ma io ho detto 60. 60 che è di meno. 80 A significava sostanzialmente caricare, avere, perché quello va, ripeto, la carica batteria va per i fatti suoi. Io in casa posso avere 0, posso avere 3.000, posso avere 5.000, no, 5.000 no, perché poi comunque la somma è quella, posso avere 2.000, 3.000, ma la carica della batteria è oltre. Quindi l'inverter cosa fa? L'inverter dice, prima di tutto dove la carica la batteria e poi dove la carica a casa tua. Se tu hai la batteria, io posso arrivare a mezzogiorno di ieri al massimo della potenza, perché Ieri non ci avevo attaccato niente. ripeto, 80 A per 50 volt della batteria sono 4.000 watt. Vuol dire che nelle condizioni in cui il solare è veramente capace di andare al massimo della potenza, che abbiamo visto adesso è 5,6, 5,8 addirittura, 5,8 non ci arriva perché l'inverter si ferma a 5,6, io potrei mettere 4.000 watt nella batteria e il resto in casa. Quindi avrei un margine di 1.600 in casa. Non è che è un margine. Se io in casa ce ne metto, richiedo 3, per esempio, lui semplicemente non dà tutti gli 80 A alla batteria. Avete capito questo discorso? Però qual è il problema? Che se io in casa chiedo più di 2 e ho 80 A, è sempre al massimo. Allora io ho detto, io ti do intanto una batteria e ti do 60 A, che corrispondono a 3.000 watt. Quindi, come dire, la batteria più o meno corrisponde alla carica della macchina. E poi cercherò di collegare i carichi di casa, per esempio la macchina elettrica, Ah, non hai ancora finito. magari no, magari Speravo. quando, magari non c'è tutta, per Vedi che assurdo, hai sempre il problema che non sai come fare a dividere. no, no, colleghiamo la L'unico è macchina, spegnere. se colleghiamo la macchina elettrica, per esempio adesso, faccio l'esempio, allora la macchina elettrica adesso abbiamo detto che, guardate, adesso sono le 11:13, è un po' velato, ma mettiamo che sia più o meno le 11 di un giorno normale o estivo, perché in estivo, visto che i miei pannelli sono molto inclinati, non daranno il massimo della potenza, però daranno tanta più energia. Quindi è molto probabile che, per assurdo, a giugno il mio impianto non possa dare più di 4 kW e mezzo, e lo vedevo. Infatti, con i vecchi consumi, con il vecchio sistema, io vedevo che
a San Valentino, a febbraio, dove era perfettamente verticale, ha dato il massimo della potenza, che era 3 kW e 6. Ma a giugno, luglio, agosto non dava più di 2,6. Quindi questo problema potrebbe venire, per assurdo, potrebbe venire meno, perché quando avrò molte ore di irraggiamento avrò, dire, poca potenza dell'impianto. Quindi non raggiungerò mai i picchi che sto raggiungendo adesso. Cioè, vedete che comunque ancora di più il sistema inclinato a 60 gradi è il migliore. Quindi avrò comunque tutta l'energia che mi serve, ma non avrò i picchi di adesso da dover gestire in questa maniera così, un po' così. Allora, poi avete capito? Quindi meno energia nella batteria, carichi collegati magari nel primo mattino o nel primo pomeriggio, ma in questo senso si tratta di un picco magari di un'ora a mezzogiorno, all'una, quando c'è la macchina elettrica, cioè di non esagerare anche con la carica della macchina elettrica sostanzialmente, di non andare mai oltre i 16 A se non serve. Cioè, se io so che ho tutta l'energia che voglio durante la giornata e la macchina è a casa, se la macchina è a casa mezz'ora la metto a 16 A, però se è a casa tanto vale mettere 8 A. Vale esattamente, valgono esattamente. Quindi non la metti quasi mai perché si No, carica sempre valgono d'agio. esattamente, esattamente le regole che ci sono in una casa normale. Se hai tanto tempo per la macchina elettrica, la carichi con meno potenza. Se hai poco tempo, la carichi con più potenza. C'è il discorso che si potrebbe comprare uno wallbox che ragiona per i fatti suoi, eccetera. Ma secondo me già così ce la facciamo. Quindi semplicemente si tratta di applicare le regole di buon senso di una qualsiasi abitazione. Collegare la macchina elettrica a 8, 10, mai oltre i 12, non mai oltre i 12, oltre i 12, 14, 16, ma Elisa, stiamo aspettando a vedere che permessi ci dà di fare durante il avete giorno. Ma esattamente gli stessi permessi. Avete è grave. esattamente gli stessi permessi. Semplicemente, macchina elettrica, Ma la la colleghiamo come adesso. stufetta! Adesso No, ma la quando. stufetta no. Cosa? Ecco, siamo in due. La stufetta No, no. Siamo in due che no. La non la vogliono. stufetta, spiegavo alla suocera, è semplicemente l'idea di un futuro utilizzo di uno split. La compriamo a futuro utilizzo e non la stufetta. Sì, ma devo vedere se funziona. Quando sei fuori casa, Ma fare modifiche alle robe, perché allora, noi dopo andiamo nei casini. ma no, allora, poi tra l'altro c'era Senti, anche scrivici come dobbiamo fare. così, lo fa lui. Tra l'altro spiegava anche, giusto? C'ho ragione, C'era anche c'hanno un'altra ragione. Ci una. mette le mani quando lui, allora lui abbassa, alza, modifica. Non ho Ma fatto per la modifica, no, non la fai, ma perché quindi. adesso? Perché Ma adesso lo sta dimmelo allora facendo, prima. Madonna! Perché adesso? Allora, un altro suggerimento che mi davo, che ci dava un altro utente del canale, che può essere accettabile, sarebbe quello di abbassare il magneto termico di casa, o meglio, quello che va dall'inverter alla casa, perché quello che va dal contatore Enel all'inverter è 16, è 20 ampere. No, è 16 ampere. È Ma non 16 l'avevi ampere. staccato? È 16. No, adesso è attaccato l'Enel. Vabbè, per forza. Quello che invece esce dall'inverter e va in casa è 25 A. 25 A corrispondono a 5.750 watt. Se noi lo portassimo a 20, ma non lo faccio perché abbiamo detto facciamo il sistema nel quale i carichi sono giustamente ripartiti, cosa fa lui? Se tu colleghi la stufetta, se c'è la stufetta accesa, il termorifer acceso e la piastra accesa, mettiamo che siano 2, 4, 6, vai oltre come è successo l'altro giorno, lui semplicemente fa partire il magneto termico, come in qualsiasi abitazione. Quindi tu semplicemente l'inverter va ancora per i fatti suoi, va in cantina, tiri su e sei a posto. Si potrebbe anche fare così. Ah, fammi vedere dopo come sto tira La su. Va differenza qual è? Che quando l'inverter va in bene, allora, sovraccarico, quanto quante volte è c'è? capitata? Mai. Una volta. Beh, È sì. quello che dico, è capitato una volta perché avevo sbagliato una scena Problema è sull'app. che lui non si accorge di sbagliare perché lui crede di fare Ma cavolo, era il cicip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 icicipicipicipicipicipicipicicip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 
quantomeno sperimentare qualcosa, allora è inutile che la mettevo. Oh, Lisa, c'è Non un si può prendere una signore. settimana di vacanza così sperimenta da casa. No, 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 non fammelo stare a casa una settimana. Per Vabbè, l'amor di Dio, ti pago io, basta che vai a lavorare. C'è un io signore. lavoro per non stare con te. Bravo, bravo, è per quello che vai, perché te ne frega. E qui ci si apre tutto un discorso, è pieno di colleghi, non so, colleghi di casa, Allora, che preferiscono andare a lavorare piuttosto che... Io c'è un preferisco stare a signore, casa, a Lisa. rompere le scatole a loro. Allora, vabbè, spero che abbiate capito la cosa, soluzioni ce ne sono, le abbiamo trovate, grazie a voi, e andremo avanti. Se no, dicevo, l'alternativa è mettere altri inverter in parallelo,
presto con un canale in cui la moglie farà moglie di ingegnere disperata. Ecco come potrei fare. Canale moglie di un ingegnere disperata. Perché lo sa fare Allora, l'ingegnere, vero? si paventerebbe questa op opportunità, ma non la coglierò perché cercherò di far funzionare l'inverter non sempre a manetta, ma nelle condizioni che mi hanno detto ce la faremo. Se poi si spaccherà fra 2 o 3 anni, speriamo, vabbè, lo cambieremo Come con speriamo? Appunto, uno. non lo so, se la tirano No, speriamo che vada anche oltre, secondo me ce Sì, la fa, basta però. che non lo tiri sempre al massimo, basta che ti Esatto, comporti bene, ma tu ogni giorno hai una novità, esatto. porca Allora, se no miseria. le alternative sono mettere un altro in parallelo, ma sono altri insieme. No, ma Ma un dai. attimo, ma porca miseria, ma posso dire che sono ipotesi? Ipotesi. Le No, ma tu ipotesi sono. quando dici ipotesi, il corriere arriva già. No, ma No, questa. che scherzo. È così, lui dice ipotesi, domani arriva un pacco. Dico, No, per queste spesone chiedo sempre no, mai. l'autorizzazione. Lo No, mi dici Elisa? solo. Sì, lo dice, ma però l'ho Lo dice detto perché lo vago. Ecco, faccio. brava, lo dice Vabbè, comunque, vago. E ipotesi. poi arriva. L'ipotesi sarebbe di prendere un altro inverter. Altri 700 euro vorrebbe dire avere un inverter da 12 kW, perché sono Ma 6 tu più stai 6, a esagerando. 1.400 euro. Ok, se no, io farei così, andrei avanti così tranquillamente, qualsiasi cosa dovesse Ultime Segnatelo parole famose, bene, sì, ultime parole famose. eh. Ecco, No, ma scriviamolo 5,7. oggi, che giorno è oggi? 21. Ha detto così. Quando poi succederà l'inevitabile, allora vedremo di prendere un altro da 11 kg a 10 kg che costa più o meno Sì, ma 1.100 adesso non euro. fare apposta a caricare per far saltare, per Ma ho fare appena saltare, detto. perché dopo puoi prenderti quello più grosso. Ho appena detto che stiamo facendo tutti i sistemi per evitare di sovraccaricare l'inverter e la E casa. poi se i due compatibili, poi se i due insieme non sono compatibili? No, ovviamente li prendi compatibili. Devi prendere una schedina di 80 euro. Sì, Ma infatti non lo infatti. faccio. Video della domenica mattina, vediamo di tagliarlo il meno possibile, così lo pubblico quasi subito. Ah, sicuramente taglia tutte E le mie. poi parleremo anche di Un riscaldamento. giorno darò il tuo spazio singolo, E Dom. poi parleremo anche di riscaldamento. Ah, stamattina hai acceso tardissimo perché era freddo, eh? No, c'era, prima di tutto la finestra era aperta. Non so chi l'ha chiusa, ma è chiusa male. Tu perché no? Io no, di Io non sicuro. l'ho aperta la finestra del Io non salone. l'ho aperta, non l'ho mai Io toccato. ho Chi è che ha chiuso aperto fino chi è che ha adesso. aperto le persiane? Io no. Stamattina? 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 Ah, io stamattina. Non era chiusa. Non E non era chiusa. era chiusa. Non ci credo, l'ho aperta io Non era stamattina. Beh. chiusa, non era chiusa sopra. Vabbè. Vabbè, no, ma chiudiamo. Allora, sul discorso del riscaldamento lo sto facendo lavorare a bassissima temperatura e ce la sta facendo Sì, nonostante queste vabbè. rimostranze. Stiamo risparmiando No, no, non mi parecchio. sto lamentando di come va di giorno. Faremo un video dedicato e vedrete che ci sono delle cose super interessanti alla Stamattina. portata di tutti perché sono cose che può fare chiunque a casa sua, non deve fare Se impianto. me lo fa fare a me, guarda ste Vabbè, robe. comunque ve lo spiegherò. Buona domenica, ci vediamo al prossimo video. Prestissimo, e devo fare il No, video prestissimo no, della solo te sì, bicicletta. ma io Va no. bene, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.